siccome Gifuni è uno degli attori italiani, oltre che più bravi, anche più intelligenti. Lì, Movie Player, mi raccomando. E... ciao, nei primi due episodi si dice che nessuno vuole più fare la rivoluzione. E se era vero all'epoca dell'amica geniale, oggi quanto è vero? Beh sì, oggi forse è ancora più vero, anche se poi per fortuna ci sono delle persone che nel loro piccolo questa rivoluzione provano a farla. Grazie. Oggi è verissimo, oggi abbiamo paura in realtà, il sentimento che più mi viene da pensare in questi tempi è la paura, e lo capisco, e invece no, dovremmo cercare, e in questo c'è un richiamo, credo, a una collettività che manchi in questo momento, perché è chiaro che da singoli è sempre più difficile, mi rendo conto, e forse anche dove ci troviamo in questo momento potrebbe essere, anzi forse lo è, perché se pensiamo anche a come nasce il teatro, no? Che nasce per aggregare delle persone accanto a un fuoco, per raccontare delle storie e anche per una vicinanza. Noi abbiamo bisogno di umanità, quindi di raccontare delle storie, abbiamo bisogno che la gente capisca che comunque si può fare, che cosa si può fare senza essere utopici, si può stare vicino all'altro, si può capire che l'altro sei tu, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Grazie mille, grande risposta. Intanto tu hai detto in conferenza stampa che ti avevano detto che eri perfetto per fare questo personaggio, ma hai scoperto che è un po' un infame. Ho scoperto il trappolone. No, insomma, ho fatto un'immersione. Ho fatto un'immersione per diversi mesi in questo grande universo di Amica Geniale, prima in quello letterario naturalmente di Elena Ferrante e poi della serie, perché non li avevo frequentati, perché non si può leggere e vedere tutto nel corso di una vita. Sono stato felice di farlo adesso, e quando ho fatto provino per HBO e Rai non avevo ancora tutti gli elementi per capire in che guaio mi stavo ficcando. Ho detto oggi scherzando, ma in realtà poi è stata una grande avventura. L'ho fatto con l'entusiasmo che ci metto sempre quando inizio un corpo a corpo con un personaggio. Qui il corpo era particolarmente scabroso, soprattutto perché si parla in generale di Nino Sarratore, ma questo Nino Sarratore del quarto volume è una cosa un po' diversa, perché durante l'adolescenza e la giovinezza si possono perdonare tante cose, a un uomo maturo, diciamo, è più difficile perdonare. Qui vediamo proprio la caduta nel gorgo nero delle patologie di Nino, cioè scopriamo non soltanto quello che avevamo già visto, un narcisismo abbastanza patologico, un grande manipolatore seriale, un arrampicatore sociale, tutto sommato a un ragazzo tante cose le si perdonano, no? E qui c'è veramente la caduta, il re è nudo, c'è un grande smascheramento, senza anticipare nulla a chi non ha letto e non ha visto. E si racconta forse anche un po' la trasformazione di un uomo di grande fascino in un uomo ridicolo. Uno dei grandi temi della serie è l'intelligenza, l'amica geniale. Siccome Gifuni è uno degli attori italiani, oltre che più bravi, anche più intelligenti. Movie Player, mi raccomando. E l'intelligenza è una qualità importante, utile, o a volte può essere anche un po' un ostacolo? No, io non credo tanto che l'intelligenza sicuramente, come dire, aiuta su tante cose, ma non risolve nulla. Diciamo, le qualità umane, il cuore, l'empatia, il calore, non le porta l'intelligenza, le porta una natura, le porta la capacità di stare davvero insieme alle altre persone, di provare compassione anche per se stessi. Quindi l'intelligenza in un caso come quello di Nino è servita molto poco, perché Nino è un ragazzo intelligentissimo. Ad esempio Nino politicamente usa la sua intelligenza per compiere l'ennesima giravolta, è un grande trasformista, è uno che passa dal movimentismo degli anni 70 in cui ha l'impudenza e il coraggio di parlare male di Moro durante il rapimento,
alle magnifiche sorti del craxismo degli anni Ottanta, con l'inevitabile approdo al berlusconismo finale, diciamo, no? Quindi, sai, l'intelligenza va sempre unita a qualcos'altro, che possiamo chiamare cuore, possiamo chiamare come vogliamo. Grazie mille, grazie.